Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è lunedì 16 novembre, sono le 9:05. Io vi sto dando il buongiorno dal bagno perché è ancora tutto caldo dopo che ci ho fatto la piastra, mia mamma si è fatta la doccia, quindi c'è ancora un'atmosfera super calda e stamattina sento particolarmente freddo, quindi ho appunto approfittato del fatto che qui si sta molto bene per darvi il buongiorno dopo aver fatto appunto la piastra. Infatti, non so se vedete, ma oggi mi sono venuti anche particolarmente bene, quindi sono molto contenta e mi sono anche già truccata, come potete notare, sulle labbra ho il Lip Viper di Nabla per avere le pelle rimpolpate e idratate e soprattutto molto rosse e gonfie. E adesso vado a finire le cose da preparare perché la borsa è preparata a metà, perché ieri sera avevo troppo sonno e sono andata a dormire senza averla finita di preparare, il che è strano per una precisina come me. Quindi finisco di preparare la borsa, mi ingioiello perché non ho né anelli, non ho tutti gli orecchini, non ho l'orologio che per me è innaturale al massimo. E poi vi spiego che giornata è oggi, anche se l'avrei detto al titolo, lasciatemi fare la mia suspense, lasciate che io vi parli come se voi non sapeste, voi datemi retta e cercate di accontentarmi facendo appunto finta che non sappiate nulla di questo video fino a quando io non ve ne parlerò. Ok, messo tutto quello che mi dovevo mettere, vi volevo far vedere questo così magari chi è interessato può saperne di più. Questo è appunto il Lip Viper, come vi dicevo prima, di Nabla, che ha questo packaging qua. Lo trovate sul loro sito o nei rivenditori autorizzati. Comunque, non so se vedete dalla luce che c'è sul mio viso, nella mia camera, oggi c'è un tempo osceno, cioè io vi giuro, saranno un mese che non faceva questo tempo, oggi che io devo vloggare e poi, come capirete, insomma, se tutto andrà come deve andare, perché mi ha fatto anche una premessa, non potevo non vloggare oggi, quindi mi becco questo tempo osceno. Tra l'altro devo anche uscire, cioè esco tra 20 minuti. Uscire con la pioggia mi devasta, soprattutto perché devo uscire a piedi, quindi mi devo fare tipo mezz'ora di camminata sotto la pioggia e questa cosa mi intristisce tantissimo. E soprattutto perché poi sono carica, ho il computer e quant'altro, quindi insomma devo stare attenta a non bagnare le cose, eccetera, cioè non sono bella spensierata, quindi questo mi fastidisce. Perdonate il rumore, ma c'è mia mamma che sta pulendo tutta casa, oggi è il giorno delle pulizie. Però vabbè, questo tempo lo combatteremo con il vlog gioioso glorioso di oggi. Allora, perché sto vloggando? A differenza di tutte le altre, delle ultime settimane insomma in cui ho vloggato per portarvi un contenuto che vi potesse motivare o quant'altro, il video di oggi è semplicemente, vi direi, tra l'autocelebrativo e la gioia di un periodo grigio e molto impegnato. No, scherzo. Oggi sto vloggando perché in teoria, e infatti questa cosa mi fa super ridere, oggi mi dovrebbe arrivare un pacco da Apple con il nuovo iPhone. Il problema è che nelle passate settimane ho avuto un po' di problemi con questi pacchi di Apple, poi vi racconterò se le cose andranno a buon fine, che cosa è successo. E quindi io in teoria dovrei riceverlo oggi, perché mi è arrivato venerdì, insomma, il messaggio, le mail e quant'altro che sarebbe dovuto arrivare oggi. Di fatto c'è sempre quel fattore sorpresa, quindi io sto vloggando nella speranza che tutto vada come io ho preventivato che vada, ma non è detto, quindi vi parlerò del telefono, di tutta la questione intorno, premesse, qua che devo fare sempre, come sapete, e quant'altro, dopo se arriva. Io intanto vado, diciamo, gestisco la mia giornata come se questa cosa non fosse prevista, cioè l'unica cosa in più di questa giornata che sto facendo, se il pacco arriva, è il vlog, per il resto mi comporterò normalmente. E infatti vado in my office perché oggi abbiamo una call di lavoro alle 10:30 con persone dell'incontro di Fuori Roma di scorsa settimana. Scusate, ho anche la voce un po' così, un po' mancante. E poi insomma abbiamo le solite cose da fare e poi se il pacco arriva torno a casa per pranzo, altrimenti no, e butto questo vlog, quindi speriamo vada tutto bene. Ho dovuto accendere la luce perché non si vede già più niente, sono soltanto le 9:25 della mattina. Volevo far vedere appunto il mio outfit del giorno prima che mi imbacucco tutta e poi è difficile insomma muovermi con la telecamera. Ho questo dolce vita, quindi maglioncino a vita alta. Se a vita alta, buonanotte, a collo alto, ve l'ho detto oggi, sto un po' fusa, nero di Bershka, che ho anche rosa fluo, insomma, lo sono anche andata a prendere in nero perché mi piace molto. È molto leggero, quindi non credete che sia di lana, è proprio di finto cotone, insomma, spacciato per tale, quindi non è pesantissimo. E sotto ho questi pantaloni di Pull&Bear a vita alta, anche se io non so
questa maglietta, cioè non è un crop top, non so nemmeno che cos'è, perché con nessun pantalone a vita alta non mi si scopre la pancia, è l'unica cosa negativa, insomma, di sto maglioncino, per il resto mi piace. E questo è quanto, sotto andrò a mettere il Dr. Martens perché piove, e poi finalmente oggi utilizzo il cappotto perché mi pare di aver sentito un po' d'arietta fredda, questo non è troppo caldo, quindi voglio stare calda, perché insomma ammalarsi anche di un semplice raffreddore non mi pare il caso in questo periodo. E poi ho questa borsa qui, quindi la shopper di Louis Vuitton, e il computer a mano. Scusate la luce orrenda, ma qui fuori è nuvolosissimo, quindi abbiamo dovuto accendere le luci per fare la call di lavoro che abbiamo appena finito, e sono le 11:20, vabbè non vedrete niente, comunque credetemi, 11:20. Sono in mea office, è arrivato ovviamente da un'ora e mezza fa, e ci stiamo organizzando perché ci stanno saltando un po' di cose, e con questa questione che ovviamente il Lazio è ancora zona gialla adesso che vi parlo, ma potrebbe diventare arancione o peggio, mi sento rossa, e quindi dobbiamo cercare di organizzare e stringere, per adesso che ancora c'è, diciamo, sana libera tutti tra virgolette, di fare quello il possibile, insomma, ancora di vederci e quant'altro, visto che in previsione potrebbe non essere più così già da settimana prossima. Per il mio iPhone non ci sono notizie, quindi io sono tipo buttata giù dalla tristezza, perché no, mia mamma che mi fa è arrivato, io sono super contenta, poi mi fa vedere la spedizione, non è quella, è un'altra cosa, vabbè, non ce ne si può fidare proprio delle mamme, e speriamo arrivi, perché il messaggio non mi è arrivato, di nemmeno la mail. No, speriamo, speriamo più che altro, perché cioè buttare tutto questo vlog e ricominciarlo da capo domani o dopodomani mi prende veramente un colpo, quindi che dire, speriamo. In teoria l'altra volta i pacchi mi sono arrivati a luna, quindi ancora è presto, vi aggiorno se arriva o non arriva. Mando i tre copie di auto, ma così mi controllo le intese. Intanto vi faccio il resoconto della riunione. Io ovviamente mi ero fatta la piastra, ma è un lontano ricordo, cioè ovviamente ho beccato tutta la pioggia dell'universo. Poi è venuto giù il mondo e poi adesso non piove più, ma io mi sono esattamente beccata, sapete, quell'acquazzone che mi lascia i capelli uno schifo. Perso tempo proprio inutilmente stamattina, guardate che schifo, sembra la coda di un cavallo. Tristissimo, schifo, schifo. Arrivata giusto, giusto in tempo per il pranzo, sono quasi le 2. Mamma, tu che cosa hai fatto per voi? Pasta e ceci. Pasta e ceci, a me non piace, quindi io come i pupi la pastina con il brodo. Mento caffè, e mamma oggi ci regala la gioia di poter scegliere tra tutta questa roba. Qual è quella? Questa è quella, lo zenzero, abbiamo provato l'altro giorno, che è buonissima. Papà non piace, quindi lui ci avrà questa e noi questa. Allora, sono passate un po' di ore dall'ultima ripresa parlata che vi ho fatto, perché le ultime riprese del cibo risalgono a mezz'ora fa, sì, sono le 3 adesso, e ho finito di pranzare da poco, insomma, mentre l'ultima ripresa parlata è del mio office, se non erro, e lì ci stavo parecchie ore fa. Stamattina sono andata appunto in ufficio per fare tutte le cose che dovevamo fare, stabilite per oggi, perché sapevamo che avremmo avuto mezza giornata. Ci rivado domani pomeriggio però, perché domani mattina dovrei editare e postare questo vlog, quindi vabbè. Abbiamo appunto avuto la riunione, fatto tutte le cose che ci eravamo prefissate di fare, ed è lì andato tutto liscio. Dopodiché, mentre ero lì, mi è arrivato un sms dal corriere dicendomi che questo benedetto pacco è in consegna, in teoria. Noi ancora non l'abbiamo visto, nel senso che io vi sto parlando, ma questo iPhone benedetto ancora non è qua. Quindi speriamo che arrivi. So che qualcuno mi dirà, Marti, ma perché questa agitazione appresso a questo pacco? Ma raga, semplicemente perché quest'ordine specifico mio, perché tutti gli altri sono trovati benissimo, hanno avuto liscio come l'olio, io mi è sempre sfigata la situazione, ho avuto una quantità di peripezie che non avete proprio idea. Ho avuto un sacco di problemi, l'ordine mi si è perso, poi l'abbiamo ritrovato, poi non appariva più, poi mi sono arrivati più addebiti del previsto, poi una cosa non era come doveva essere, poi mi stanno arrivando in step diversi, perché un pacco mi è arrivato settimana scorsa, uno mi dovrebbe arrivare oggi e uno settimana prossima, quindi ve lo giuro, è stato il caos più totale. Non so perché sia successo a me, purtroppo va così, come Emily, quindi speriamo arrivi e noi siamo qui in attesa. Volevo come sempre farvi una premessa: in tutti i video in cui ho comprato, comunque vi mostravo un telefono, ho sempre fatto questa premessa, non per annoiarvi, ma per cercare sempre di raccontarvi le cose come stanno. Nel mio ultimo video inerente a questo, cioè quello in cui ho comprato questo telefono qui, quindi l'XS Max, che trovate ancora sul canale, vi ho detto palesemente le cose come stavano, cioè non vi racconterò che questo telefono non funziona e che ne compro un altro perché sono disperata, ne compro un altro perché è il mio lavoro, perché posso, e perché se uno si può levare uno sfizio
non facendo male a nessun altro, non vedo quale sia il problema. Più o meno sarà sempre su questa linea il mio modo di comunicare con voi, cioè sincerità, sia che venga apprezzata che non venga apprezzata. Qualcuno mi ha chiesto perché fai questo tipo di video se sai che ci sono conseguenze non proprio graditissime, cioè insulti e quant'altro. Io lo faccio perché a me questo tipo di video piace, cioè io lo vedo, mi diverte proprio. A me vedere la gente che si fa gli autoregali ed è felice, mi fa stare bene. Cioè io quando vedo gli oldi che era pacchetti con delle borse che io vorrei tantissimo, ma non mi posso permettere, non è che mi arrabbio o la odio o penso che lei non lo dovrebbe fare perché io non ho le possibilità economiche per farlo. Io penso che lei faccia benissimo a levarsi gli sfizi che vuole, come facciano bene quelli che si regalano le Lamborghini, la quarta Lamborghini per il compleanno. Ma beati loro, non vedo perché il fatto che io non me le possa permettere debba essere un problema loro. Non so, a me piace vedere quando qualcuno è felice, come mi piace vedere quando una mia amica scarta un regalo, anche se è una cosa che io non posso avere. Non lo so, io la vedo sempre vista così, siccome so che questi video comunque piacciono, per quanto odio ricevano, ne ricevono, ricevono comunque più apprezzamento, mi piace farli. Abbiamo già anche parlato, insomma, su Instagram, quindi insomma quello che posso fare è semplicemente dirvi che il telefono è insieme al computer il mio principale strumento di lavoro. Voi mi vedete nei vlog, io ve lo faccio soprattutto sempre vedere, io sto H24 computer e telefono, sono le mie cose principali, devono funzionare al top perché è da quelle che dipende il mio lavoro in toto, sia con voi, sia le cose che faccio come art director, sia con Mea, con tutto. Quindi per me è fondamentale che gli strumenti siano gli ultimi usciti, che siano funzionanti al 100%, e laddove posso, visto che mi piacciono, li cambio. Nello specifico quest'anno vi dico che questo telefono qui adesso non è più un telefono super performante, perché io ho devastato la batteria, perché ovviamente lavorandoci io considero che questo telefono ne faccio un uso spropositato, cioè questo telefono è pensato per durare, non lo so, 5 anni, bene, io lo uso 14 ore al giorno. Questo a me 5 anni non può durare, ce l'ho da 2 anni e appunto a livello di performance non è più al top, la batteria non è più al massimo e cambiarla è una scemenza, visto che, cioè, tra 6 mesi stare allo stesso punto, perché il problema sono io e l'utilizzo che ne faccio, e perché comunque anche a livello di telecamera dopo insomma l'11 ci sono stati dei grossi cambiamenti e questo promette delle grosse performance, anche perché io lo faccio anche per voi, cioè più io cambio telefoni e mi aggiorno, più voi vedete dei contenuti di qualità migliore. Premessa fatta, io spero che chi vuole capire capisca, chi non capisce io non so che cosa fare. Quello che posso dirvi è che appunto spero apprezzerete la mia gioia e la mia genuina felicità di una cosa semplice come può essere farsi un regalo, poi costoso o non costoso è irrilevante. So che qualcuno mi attaccherà dicendo che il periodo è quello che è, il periodo è quello che è e purtroppo io non posso farci niente, che io mi compri un telefono o meno non cambierà chi sta messo male, non cambierà chi sta messo bene, semplicemente per me sarà un miglioramento a livello lavorativo e mi levo uno sfizio. Fine, più di questo non so che cosa dire, quindi attendiamo questo corriere che sta arrivando con la pioggia, col freddo, con la grandine. Vi avviso appena appena arriva e facciamo questo unboxing, non so che dirvi. Vedete che ore sono? Sono le 5:25, bene, il pacco è arrivato adesso, cioè avevo perso praticamente le speranze, quindi adesso facciamo unboxing e vi faccio vedere tutto. È arrivato, non avete idea, erano 3 ore almeno che stavo così con le mani in mano senza sapere cosa fare, vi ho un po' intrattenuto, spero, su Instagram. È arrivato e ho praticamente, guarda, avrei abbracciato il corriere se non fosse che insomma non è il periodo, ma l'avrei fatto. Anche perché era anche un ragazzo molto sorridente, quindi sono stata particolarmente contenta. Lo andiamo ad aprire, tra l'altro è la prima volta che faccio un unboxing e come potete vedere lo sto proprio spacchettando con voi. So che qualcuno si potrebbe chiedere come mai non ho fatto, come hanno fatto molti, l'unboxing direttamente dal cartone, cioè proprio dal pacco con cui vi arriva. Non l'ho fatto perché i miei genitori hanno una procedura veramente quasi al limite dell'ossessivo e del maniacale quando arrivano i pacchi, per questa questione, insomma, li disinfettano, poi li portano di fuori in giardino, li stalcano tutti e anche questo pacco ha subito lo stesso processo. Quindi non mi sembrava una parte interessante da riprendervi. E adesso... wow... Allora, è stranissimo, come potete vedere, anzi no, non vedrete, magari dopo prendo una softbox e ve lo faccio vedere meglio, il colore è oro. So che non si vede, ma è veramente stranissimo. Allora, vi dico che è strano perché anche dal vivo sembra quasi non oro, cioè si nota che è oro praticamente soltanto da questa parte, super tra l'altro specchiata, infatti vi vedete praticamente, e poi dalla telecamera e da dietro vagamente, però ecco, potrebbe sembrare bianco in telecamera, a me sembra bianco, ma... vi posso assicurare che è oro, è veramente tanto spesso e domani devo andare assolutamente a mettere il vetrino perché sennò così bello e così
pulito mi dura veramente forse fino a domani mattina. La telecamera è gigantesca, raga, cioè veramente gigantesca. Adesso vi faccio vedere un paragone con il mio attuale. Poi ovviamente dentro non c'è niente a parte il cavetto. Vi chiedo scusa per la luce orrenda, ma fuori c'è tra l'altro la tempesta, cioè sta facendo il diluvio universale e è buiissimo, quindi ovviamente ho dovuto accendere la luce artificiale. E a parte che è veramente grande, cioè non sembrava così grande dalle foto, ma è parecchio grande, e però devo dirvi che me lo immaginavo più pesante. Non è così pesante, pensavo molto peggio onestamente. Lo schermo è gigantesco, è bellissimo, anche il colore mi piace molto. A tal proposito, visto che appunto dentro c'è soltanto questo cavo qui, io ho preso a parte, mi sono arrivati settimana scorsa, lo spinotto per collegarlo alla presa proprio di corrente, perché non c'è in questo nuovo telefono come saprete. E poi ho preso la cover, che vediamo se indovinate. Come sempre vi do 3-4 secondi, bloccate il video, ditemi secondo voi di che colore l'ho presa e vediamo se ci indovinate. Vado, ve la mostro. Allora, vi dico subito che praticamente con la nuova modalità MagSafe, quindi quella diciamo base tonda che vi permette di caricare il telefono in modo magnetico senza cavo, ci sono delle nuove cover, perché ovviamente non tutte quelle vecchie si adattano a questo nuovo modo di caricare, e quindi io ho dovuto prendere una tra le nuove disponibili e non c'erano le colorazioni che avrei voluto prendere. Per esempio la volevo rosa, ma non c'era per il MagSafe. A proposito di MagSafe, quindi appunto questa piastrina che vi permette di caricare il telefono da qua dietro, io l'ho comprata ma non mi è ancora arrivata. Mi dovrebbe arrivare entro lunedì prossimo, quindi appena ce l'avrò ve la mostrerò magari su Instagram, ma non ce l'ho, non mi è ancora arrivata. E ho preso appunto queste quattro cose, e poi penso che tra domani e dopodomani vado a mettere il vetro sopra, perché già sudo a vederlo così nudo. E la cover l'ho presa bianca. Aspettate che questa l'avevo già aperta ovviamente, perché ero troppo curiosa settimana scorsa, ed eccola qui. E dentro, come potete vedere, ha questo simbolo appunto del MagSafe, che è molto bello, e anche la cover mi piace molto. Ce la metto subito, raga, perché io sono... anzi no, non ce la posso mettere subito perché devo andare a mettere la SIM tra poco, ok? Ho un po' di cose da fare adesso. Comunque, mi sembra ci stia bene. Tra l'altro, la differenza di queste nuove cover è che quelle vecchie non avevano questa parte qui. Queste qui invece ce l'hanno, cioè coprono interamente il telefono anche qui sotto, mentre prima non era così. Sembra molto bello e molto importante. Adesso procedo con la parte peggiore di tutte, ovvero andare a sincronizzare i due e vediamo che cosa ne esce, se ci riesco. Non vi posso fare il paragone adesso tra i due telefoni perché si stanno aggiornando e quant'altro, quindi sono entrambi in carica, però vi voglio far vedere un paragone tramite le cover. Questa ovviamente è del mio XS Max ed è grigia, mentre quella che ho preso adesso per appunto il 12 è bianca. Probabilmente questa diventerà così, è evidente, però vi devo dire che questa io l'ho tenuta per più di un anno e raga, cioè probabilmente dalla telecamera non si vedrà mai, ma non è così sporca, cioè io l'ho comprata che era così, forse leggermente più chiara, ma cioè dopo un anno ci sta, no, che diventi un pochino più scura. Quindi ho voluto tentare anche la strada con questa, però per farvi capire, la cosa che secondo me fa più impressione è la differenza della grandezza della fotocamera, perché questa cosa tende a ingigantire e a far sembrare il telefono ancora più grande, però poi oggettivamente un po' più grande è, perché vedete, se io le metto a pari qua, qui comunque questo risulta più grande, cioè proprio, vedete? Quindi più o meno questa è la differenza. Io devo chiedervi innanzitutto scusa per le condizioni pietose in cui mi sto mostrando, ma sono, ve lo dico subito, le 8:29, quindi le 8:30 precise, e io ho finito soltanto adesso di fare tutte le cose che dovevo fare. Sono stressatissima, cioè mi sono usciti anche dei nuovi brufoletti, mi sono struccata adesso, praticamente ho i capelli che sono un macello tra la pioggia di stamattina, lo stress, me li sono toccati, fatti è uno schifo. Allora, è passato un pomeriggio molto intenso tra il corriere che non arrivava e mi arrivava alle 5:30, poi questi due che a un certo punto non riuscivano a sincronizzarsi, il vecchio e il nuovo, poi ci sono riuscita ma ci sono stati dei problemi, insomma non vi dico, ci ho messo appunto dalle 5:30 fino a 10 minuti fa, 20 minuti fa, quando mi sono andata a struccare, carica, ho finito tutto. Ecco, questo per farvi capire quanto ci ho messo a fare tutto. Ringraziando il cielo ce l'abbiamo fatta, e quindi questo è il nuovo iPhoneino che vedrete sempre. L'altro, come ho detto su Instagram, passerà a mia mamma, e quello di mia mamma a mio papà, e la catena è sempre così. E ovviamente ve l'ho detto, domani subito ci andrò a mettere il vetrino, perché così mi viene l'ansia. E
dietro è appunto così. Quanto riguarda invece le specifiche del telefono, quindi com'è dentro, il colore anche bene, la questione del MagSafe che per allora dovrebbe essere arrivato, la questione cover bene, tutti i dettagli, anche i paragoni con il vecchio, ho pensato potessero essere interessanti, e più che altro perché sennò questo video A mi viene lunghissimo, B ora è tardi, vi giuro la testa è pesantissima, in più volevo portarmi avanti sull'editarlo perché domani ho un sacco da fare, quindi insomma per una serie di motivazioni ho pensato che tutte queste altre cose che vi ho appena elencato ve le potrei far vedere nel What's on my iPhone, che tanto ho intenzione di girare in settimana, magari fine settimana, così arriva anche il MagSafe forse, e domenica ve lo posto. Che dite? Domenica facciamo il What's on my iPhone? Che mi dite che è da un po' che non lo faccio, così vi vedete anche tutte le cose nuove che avevo anche sul vecchio, ovviamente, che adesso sono qua, come ho impostato con il nuovo aggiornamento di iOS, insomma come pronunciarlo, e insomma fatemi sapere qui sotto se vi interessa esattamente questa domenica e mi adopero subito per farvelo vedere, in modo tale che a chi non interessa quella parte così specifica salta il video di domenica senza che lo sto qui ad ammorbare, anche perché comunque un minimo di differenze ve l'ho fatte vedere estetiche e di grandezza. Devo dirvi che l'ultima considerazione che faccio è che mi sembrava molto più pesante, cioè per carità è più pesante di quello, però me lo immaginavo molto più pesante, invece non particolarmente. A livello di schermo vi devo dire che nonostante più o meno fossero uguali, nel senso che quello fosse un plus, se è un plus o un max, questo sembra molto più grande, cioè lo schermo dà proprio l'idea, cioè io prima stavo su Instagram e stavo praticamente così, come stessi tipo in prima fila al cinema, cioè mi sembrava proprio molto grande, poi la telecamera, il fatto che adesso posso fare anche io quella cosa molto in da lontano mi piace un sacco, quindi vedrete un sacco di qualità maggiore, e devo dirvi che per adesso sono molto soddisfatta, ovviamente soltanto con la luce buona di domani col sole vedrò bene com'è la telecamera, perché adesso ovviamente con la luce artificiale fa schifo, sia questa che quello di quello vecchio. E sono molto contenta, insomma. Spero che non sia stato troppo confusionario. Ah, una cosa che volevo aggiungere, perché non ho idea se l'ho detta e non faccio in tempo a ricontrollare tutte le riprese che ho fatto, questo è da 256 GB, non mi ricordo se ve l'avessi detto, esattamente come il mio, perché mi sono trovata perfettamente con quella memoria, penso sia proprio la mia, fatta, pensata per me. E direi che vi ho detto, fatto vedere tutto, spero che questo video non vi abbia annoiato, spero vi abbia intrattenuto e sia stato all'altezza dei vecchi video in cui compravo insomma il nuovo telefono, ma vi giuro quello di oggi è subito mille peripezie, poi il tempo lo sapete, io questo ve lo dico sempre, so che sembra una sciocchezza, ma per chi ne soffre come ne soffro io non è una cosa da poco, io ci scherzo, ma per me è molto pesante, io soffro tantissimo, terribilmente il tempo, per me è una giornata così brutta, oggi ragazzi è stata la giornata più brutta degli ultimi, non lo so, 5 mesi, io lo accuso tantissimo, poi quando sono con voi rido e scherzo, ma nel mio privato è una cosa che mi mette un sacco giù di morale, quindi oggi questo, sono dovuta pure uscire con la pioggia, questo pacco che non arrivava che mi ha fatto dannare per i motivi che vi ho detto, eccetera, sono veramente stanca, scusatemi, e spero che insomma vi sia piaciuto e sia stata all'altezza visto che lo aspettavate molto. Io vi mando un abbraccio, vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima che sarà molto presto.